16 ottobre 2019, benvenuti a una nuova puntata di Good Morning Milano. Buongiorno a tutti, benvenuti su Milano All News. Un graditissimo ritorno, un graditissimo ospite che ritorna a trovarci quest'anno per la nona edizione di una manifestazione molto molto interessante. Stiamo parlando di Patrizia Bermeo. Buongiorno Patrizia, ben ritornata. Buongiorno a te, grazie al News perché veramente siete ospitali, grazie mille per l'invito. Patrizia, ci mancherebbe, con un sorriso così come facciamo a non essere ospitali, quindi insomma ci mancherebbe. Perché parliamo di sorriso, perché parliamo di bellezza oggi? Perché parliamo appunto di Miss Small World, questa tua idea, creazione a tutti gli effetti, sì. Che arriva alla nona edizione quest'anno. Sì, veramente io ringrazio a Dio, guarda, perché è stato così, sembra che è stato iniziato ieri, però sono passati già 9 anni. 9 anni di Miss Small World. Spiegaci bene che cos'è Miss Small World e come è nata l'idea. Ok, Miss Small World sembra un nome banale, però giustamente l'abbiamo messo quello perché è per tutte le ragazze che non sono alte, minimo 1,55, massimo 1,68. Perché questo l'abbiamo fatto? Perché nel mondo della moda, dove io ho lavorato tanti anni, la parte che si può sfilare, l'altezza è minimo 1,74, anche 73, 72, 71, 70 sono anche un po' fuori di mano con la moda. Certo, ci sono modelle che sono arrivati come Kate Moss alla fama con 1,70, però adesso il canone è alzato di più. E quindi tu dovresti dire, però insomma, come un famoso detto italiano, la botte piccola c'è il vino buono, hai detto sì, ve lo facciamo vedere, ma non hai voluto limitarti semplicemente appunto a prendere ragazze un po' più basse delle modelle classiche e farle sfilare. È fatto fondamentalmente una sorta di Nazioni Unite, no? Sì, perché no farlo conoscere in tutto il mondo? Le persone normali di altezza, che io le chiamo, sono dappertutto. Non è solamente un paese o un continente. Ci sono in tutte le parti del mondo. Lo bello di questo concorso, che è il fine, non è solamente di far vedere la bellezza, sino che noi donne siamo più che un vestito, più che un abito. Siamo donne che riflettiamo, che pensiamo, che vogliamo un cambiamento nel mondo e che soprattutto si studia. È per quello che Miss Small World non prende persone che non siano minimo diplomate. La parte importante è che 18 a 26 anni non devono avere figli, non devono essere sposate e soprattutto devono avere una carriera dietro le spalle, già sia al diploma o sia all'università. Questo aiuta che le ragazze delle future generazioni dicano: ah, io voglio partecipare, voglio sentirmi una regina una volta nella vita, allora mi comprometto a studiare e sto firme nei miei progetti. Perché quando una persona, con tutto rispetto, non ne ha ordine nella sua vita, comincia a avere fidanzati, non a proteggersi, ovviamente si rovina la sua carriera e la sua vita. Certo che un bambino sempre è una benedizione di Dio, si capita, pazienza, però così le ragazze cominciano, mi hanno chiamato anche ragazze addirittura di 4 anni fa, mi hanno detto: io sto nubile, signora Patrizia, perché sempre ho pensato al concorso, che lo voglio fare. Chi sono appunto le ragazze che vengono a fare il concorso? Ad esempio, non so, chi è la detentrice in carica del titolo di Miss Small World al momento? Allora, è una bellissima ragazza che studia anche scienze economiche, e si chiama Natasha Jabul, originaria del Mauritius. È un mix perché suo padre è della India e sua madre è del Mauritius e lei è nata qua. Dicevi appunto che studia scienze politiche, sì. scienze economia studia, e quindi appunto è molto importante per voi che ci sia una storia dietro a queste ragazze di rivalsa, di voglia di farsi non solo vedere appunto come dicevi dal punto di vista fisico e tutto, fisico, ma anche appunto anche studiare e tutto. Chi sono appunto le ragazze che vengono normalmente al vostro concorso e come funziona? Come fanno a candidarsi al vostro concorso? Ok, allora le ragazze, la gran maggioria viene per la voglia di rappresentare il suo paese più che altro, perché la gran maggioria mi dicono: no, sono piccola, la moda non è per me. Però dopo di aver fatto questo percorso noi non lo obblighiamo a seguire la moda, semplicemente deve nascere e se deve piacere ovviamente si continua, perché noi dopo abbiamo un altro progetto che si chiama Small Models, che è arrivato anche, prima non esisteva in rete, adesso esiste in Stati Uniti, Small Models, di qua e di là, però abbiamo cominciato noi prima. E la rivincita, che nel 2010 tutti ridevano di noi,
Insomma, dove andate con queste piccoline? La moda è solo per le alte, mi hanno detto tante agenzie e tante persone. E sì, hanno riso ironicamente, anche io ho detto, beviamo. E in Facciamoci una questi, risata, hai detto. Invece ecco, poi. invece quest'anno Dolce & Gabbana ha preso anche Armani, ragazze di 1,65 d'altezza. E questa è la nostra rivincita. Sono felicissima, guarda, non diranno chi l'ha fatto, l'associazione che sta dietro, però abbiamo vinto. Abbiamo cambiato le storie della moda. Non solo appunto, però è importante, come dicevi, il finire a fare il concorso, ma c'è tanti altri progetti che fate all'interno del vostro movimento. Sì, una cosa che non è una solo bellezza, ribadisco anche per chi ci sta sentendo, che dicono voi solo vi occupate delle ragazze belle, non è vero. Non è vero perché la bellezza, disse anche Adriano Celentano, la bellezza ci salverà il mondo. Perché una persona istruita, una persona che sa che fare con il suo tempo libero e anche con lo che ha studiato verso gli altri, è una persona che può cambiare agli altri. E per quello noi abbiamo un progetto che si chiama Aggiungi un letto alle stanze da anni, che noi abbiamo, non solo io, tutte le socie che sono all'interno ci occupiamo quando una ragazza o ragazze o signore non hanno dove dormire. Ci dividiamo tra l'associazione e le case per farle passare la notte, perché ovviamente una donna per strada ci sono tanti pericoli. E non è che solamente la gente che arriva del paese poveri ha bisogno. Purtroppo tante studentesse e donne che a volte litigano problemi familiari in casa, che stiamo giustamente, è un peccato, avendo tutti i giorni, vedendo il telegiornale, che accadono mille di cose. Allora loro non vogliono andare anche a una struttura della Caritas perché si trovano a essere in più con tutte altre persone, con tutto rispetto, già che fanno un lavoro anche loro molto loabile e molto altruista, però sono persone che non vogliono essere schedate e stare lì e passare. Allora noi le diamo la possibilità di poter riscattarsi per una settimana, massimo un mese, e nel quale possono capire anche come farsi un curriculum, come trovare lavoro, e sono tutte le ragazze che partecipano a Miss Small World tutti questi anni che si fanno dei volontarie e dicono guarda se fa così il curriculum, e abbiamo anche nostra che è bravissima, lei Elisabeth Masace che lavora con me da 15 anni, lei fa la disegnata grafica e lei è la che imposta tutti il curriculum. Dopo c'è un'altra signora bravissima, Grace, che le aiuta con l'immagine e io anche in primis che sempre sto dando consigli. Così queste donne cominciano a fare colloqui, a credere in se stesse e a trovare le nuove uscite. Torniamo invece al concorso, appunto, Miss Small World. Ha chiuso le candidature o sono ancora aperte le iscrizioni? E purtroppo già abbiamo chiuso le Sono candidature. chiuse le candidature, quindi i giochi sono fatti, diciamo. Sì. Però, per sapere chi sarà la vincitrice, c'è una serata importante a cui venire, Certo, giusto? e questo 26 di ottobre, è sabato, e partiamo dalle 15 ore e finalizziamo alle 19 nel Teatro Rosettum. Che tipo di serata ci si aspetta? Una serata piena di emozioni perché ci sarà una giuria molto anche lì etnica, c'è il rappresentante di ogni paese, al femminile solo c'è un maschio, c'è il dell'Italia. C'è un noto produttore dei cantanti, artisti di spettacolo che sarà la parte della giuria per l'Italia. Dopo c'è anche una ragazza che ha vinto Miss India in tutto il paese, è andata a Miss Mundo, che non mi ricordo adesso il nome, mi perdonerete. Dopo c'è Miss Curvy delle pubblicità di Dove, che invece lei è del Kirghizistan. E lei promuove invece le donne curvi dell'Asia. Ci sarà Juliana Yerugan, la bellissima Juliana Yerugan, che è un'attrice e conduttrice di qua d'Italia, però lei è nata in Romania, allora per quello fa anche la giuria. Dopo c'è per la Repubblica Dominicana Mamacitas, che sta in tutte le radio in questo momento con Tormentone, con Max Brigante. E ci saranno pintori, scrittori anche di Sanremo, io sono veramente felice perché è l'anno nel quale tutti hanno detto sì.
È una bella, quindi una bella serata, soprattutto per nono anno, quindi in vista poi del grande anno del decimo, poi il prossimo anno, che insomma bisognerà fare una grande festa. Come funziona? Bisogna prenotarsi, bisogna prendere i biglietti, come funziona? Sì, per allora, venire appunto a vedere noi la serata finale? Stiamo con una donazione di prevendita di 10 euro, invece chi non prenota e arriva in quel momento, perché non si sa quanti rimangono, e costerà 20 euro in quel momento. Per prenotare potete chiamare al 324 79 66786 o al 348 24 28 153. C'è poi la pagina Facebook, immagino, giusto? Sì, Miss Small World, seguitela, anche siamo su Instagram, Miss Small World. Una cosa molto importante, noi, e questa volta al pubblico, a tutti che hanno comprato il tallonario, ci sarà anche una specie di sorteggio per il vincitore. Sarà un book fotografico e un spa. Così anche un'altra buona ragione per andare a vedere la finale, diciamo, di Miss Small World il 26 ottobre. Il 26 ottobre al Teatro Rosetum, giusto dicevi? Sì, al Teatro Rosetum. Dalle ore 15, giusto? Allora, l'ingresso al pubblico è delle ore 15, ma cominciamo lo spettacolo alle 15:30, sì, che abbiamo mezza ora per mettere tutto a posto. Sì, non dirlo, perché sennò poi la gente arriva alle 15:30, diciamo, i 15 alle 15 deve essere lì, sennò poi la gente arriva in ritardo, sai come sono fatti tutti quanti, tutti i ritardatari a Milano. Dimmi. Scusa che ti accorte. Ma è una bella occasione questa per dire che se noi siamo famosi per certe cose sbagliate, dobbiamo cominciare a fare le cose giuste. Infatti c'è una domanda molto importante nel concorso: perché ci piace tanto, ci affascina la cultura giapponese e il perché. Giustamente si dice che loro all'anno appena hanno 2 minuti di ritardo in tutto lo che sono i treni. Allora, caro pubblico, puntualità, così possiamo anche noi darvi un bel spettacolo. Ricordiamo quindi, nona edizione, inizio ottobre al Cinema e Teatro Rosetum. Patrizia, una serata davvero, dicevi, dove si vede davvero tantissimo spettacolo anche. Sì. Cosa faranno le ragazze? Dacci qualche anticipazione. Sì, faranno una coreografia in la divisa del concorso. Dopo sarà il costume da bagno, un costume da bagno intero, perché anche ci sono ragazze di altre culture che dobbiamo rispettare. E dopo ci sarà la parte bellissima, che sono i costumi tipici. Non ne hai idea, io l'ho visto già, perché ognuna si porta su costume tipico, l'aiutano la famiglia, gli amici, altri si sono andati a fare apposta al loro paese. Sono stupendi. Già vedere quello è un bel regalo. Dopo di quello ci sarà ovviamente l'abito da sera, che anche ci stanno aiutando tanti stilisti. E gli stilisti si sono anche messi alla prova, aiutarci, mettendo il suo soldo, il suo tempo. Sono solamente abiti prestati in cambio di pubblicità. Dopo di quello ci sarà il costume migliore, che è l'intelligenza, le domande di cultura generale. Quanti ragazzi sono in concorso quest'anno? Sono 20. Spero di non dimenticare ninguno, che nessuno si arrabbia. Abbiamo Bolivia, Ecuador, Perù, Cuba, Dominicana, e dopo c'è dell'Italia, Romania, abbiamo Nepal, abbiamo Ghana, sono tante tutte che... Tutte 20 a memoria, non è facile, sì. Infatti. No. Insomma, 20 nazionalità diverse. Sì. In questi anni quante ragazze sono passate da Miss Small World all'incirca? Allora, con le di questo anno sono 1245. Wow. Sì, sono tante, e a tante donne le abbiamo fatto capire che lo studio ci dà la libertà, e non solo alle donne, perché le donne crescono ai figli maschi, e allora da dove si prende lo migliore? Della madre, no? Allora la madre è la che deve stare molto informata e molto educata. Miss Small World, ripetiamolo ancora, 26 ottobre, la serata finale, le premiazioni, si vedrà chi sarà Miss Small World 2019, chi strapperà lo scettro, diciamo, alle Mauritius. Ci sono ancora le Mauritius in... Ancora c'è, quindi potrebbe bissare il successo dell'anno scorso, saremo a vedere. Ricordiamo appunto la pagina Facebook di Miss Small World, la trovate anche nei commenti poi a questa diretta, per avere tutte le informazioni per le prenotazioni per la serata finale, per poter prendere il vostro biglietto e anche poi concorrere alla, certo, dicevamo,
questa bella iniziativa del fatto che potete portarvi a casa, dicevi, una giornata alla spa, cioè sì, in palio insomma. Allora io invito tutti gli italiani anche a venire a fare il tifo per la vostra candidata. Ha vinto a Rieti la bellissima Mari, è dell'origine calabrese, una ragazza molto simpatica, squisita, bellissima. E degli altri paesi altrettanto, che vengano a fare il tifo per le vostre candidate. Patrizia, cos'altro possiamo dire? Siamo quasi in chiusura, cos'altro vogliamo raccontare per dare l'ultimo motivo per venire a vedere Miss Small World? Il motivo più grande è aiutare la nostra associazione Alliance of Nations World a crescere con il progetto Aggiungi un letto alle stanze, perché tante donne hanno bisogno, e oggi per me, domani per te. E ricordiamo appunto, non stiamo parlando di ragazze indigenti cose, ma per cui la vita a un certo punto magari hai un momento, anche solo per fortuna, poi ecco, di passaggio, in cui ti ritrovi in difficoltà. Grazie al vostro intervento sono aiutate dalle altre Miss Small. Allora mi dispiace perché solo aiutiamo le donne, perché siamo piccole ancora come realtà, perché anche per gli uomini ci sono altri posti, però a questo non ci aveva pensato nessuno ancora, e spero che questo sia una copia per che altri lo fanno anche altrettanto. Devo dare il buon esempio, diciamo che Patrizia dà sempre un buon esempio da seguire su tante tantissime cose. Patrizia, grazie mille davvero allora. Grazie a te, guarda. Tutto il vostro staff è magnifico e vi auguro che seguite crescendo e che vengano altre associazioni. Sei notato voi tutte donne, quindi oggi sono l'unico maschietto in redazione, quindi insomma sono ben contento di questo, perché almeno si lavora bene in serenità con voi sempre, io lo dico sempre, quindi sono sempre ben contento di averti qui Patrizia, grazie mille davvero, grazie a te. Alla vostra associazione, grazie anche a voi che ci avete seguito da casa, come sempre torniamo domani in diretta qui su Milano All News con una nuova puntata di Good Morning Milano, grazie mille, arrivederci, a presto.